Cornetto Moderno di Alex presenta Cardigan Ali d'Angelo. Questo progetto è adatto a chi già conosce le basi dell'uncinetto. Io spiegherò ovviamente tutto nel dettaglio e non tralascerò nulla, ma si richiede almeno la conoscenza dei punti e concetti fondamentali. Buongiorno amici dell'uncinetto, oggi vedremo come fare questo cardigan che si lavora a partire dallo scalfo, un modello che abbiamo già visto altre volte, e questo però è diverso perché non ha il solito punto granny, quello tradizionale, ma un nuovo punto granny a ventagli che io ho chiamato punto ali d'angelo, perché questo è un po' l'effetto che fa questo punto, vedete? Si autogenera automaticamente ad ogni giro come il punto granny, ma è una graziosa variante e la cosa bella soprattutto è che è un punto più pieno rispetto al granny, come vedete, molto meno bucato, quindi più adatto per l'inverno. E a questo punto poi, c'è questo collo effetto pelliccia che è facoltativo, altrimenti fate una semplice scollatura tonda. Vi farò vedere entrambe le varianti. Andiamo a vedere come si fa. Allora, per questo progetto sto utilizzando 500 grammi di questa lana, queste sono le caratteristiche, che lavorerò con un uncinetto numero 5. Per fare questo cardigan dobbiamo preparare due pezzi identici come questo. Nodo d'inizio per cominciare e adesso 77 catenelle. Questa catena di base è uguale per tutte le taglie da adulto. Se dovete fare una blusa per bimbo, per bimba, in questo caso considerate che il punto è un multiplo di 6 più 5. Questo è lo schema dello scalfo dal quale dobbiamo cominciare. Le catenelle d'inizio sono uguali per tutte le taglie. Per dare maggiore ampiezza, infatti, per le taglie superiori faremo più giri, e ovvero un giro in più per ogni taglia in più. Questo è lo schema dettagliato con le misure per la taglia 44. Per altre misure ovviamente dovete regolarvi sulle vostre misure in centimetri personali e sostituirle a queste qui riportate. Adesso 3 catenelle di alzata per iniziare il nuovo giro e nella sesta catenella a partire dall'uncinetto faccio una maglia bassa. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, maglia bassa. Le prime 2 catenelle aggiuntive sostituiscono una maglia alta e la terza è una catenella di separazione. Adesso di nuovo un'altra catenella, salto una maglia e nelle 3 maglie successive 3 maglie alte. Una, due e tre. I primi 2 segmenti iniziali sono fatti. Adesso fate attenzione che si ripete sempre la stessa sequenza fino alla maglia 32.
una catenella, salto una maglia, in quella dopo una maglia bassa, una catenella, salto una maglia, nelle tre seguenti maglie, tre maglie alte. 1, 2 e 3. Ripeto questa sequenza fino alla maglia 32 in modo da avere alla fine 5 gruppi da 3 maglie alte. 1, 2, adesso una catenella, salto una maglia, una maglia bassa, una catenella, salto una maglia e di nuovo 3 maglie alte. E questo è il terzo gruppo di maglie alte, vedete? Proseguo fino alla maglia numero 32. Quando ho completato il quinto gruppo di maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5, adesso da qui faccio una catenella, salto una maglia che è la numero 32 e nella numero 33 vado a creare il primo angolo, che è fatto da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Quindi carico il filo, salto una maglia e nella maglia numero 33 faccio 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ho completato il primo angolo che mi permette di girare. Fatto il mio primo angolo, adesso devo ricreare sulla parte piana altri 2 gruppi di maglie alte da 3 e poi di nuovo fare un altro angolo. Quindi una catenella, salto una maglia, nelle prossime 1, 2, 3 maglie, 3 maglie alte. 1, 2, 3. Adesso da qui una catenella, salto una maglia, in quella dopo una maglia bassa. 1. Una catenella, salto una maglia e di nuovo 3 maglie alte nelle prossime 3 maglie. 1, 2, 3. Una catenella, salto una maglia, in quella dopo vado a fare il secondo angolo identico al precedente, quindi formato da 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte nella stessa maglia. Quindi cominciamo, una maglia alta, seconda maglia alta, una catenella, terza maglia alta, quarta maglia alta e ho fatto il secondo angolo. Vedete, adesso sono dall'altra parte e qui devo replicare esattamente la stessa sequenza che ho eseguito dalla parte opposta. Quindi da qui una catenella, salto una maglia, nelle successive 3 faccio 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Primo gruppo di maglie alte. Nel caso in cui voleste utilizzare un uncinetto più piccolo, un 3,5, un 4, invece del 5 che ho usato io, vi suggerisco di variare il numero delle catenelle iniziali e di fare invece di 5 gruppi di maglie da 3 maglie alte come ho fatto io all'inizio nella parte laterale, fatene 6. Quindi ho fatto il mio gruppo di 3 maglie alte anche da questa parte, so che devo farne 5 e tra un gruppo e l'altro devo fare una catenella, salto una maglia, una maglia bassa, una catenella e poi di nuovo salto una maglia e faccio il secondo gruppo di maglie alte. 1, 2 e 3 e vado avanti così fino alla fine di questa riga.
Ok, riga 2, 1, 2, 3 catenelle e volto il lavoro e nella maglia bassa che è sottostante vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso da qui vado ad eseguire il punto in alternanza, una catenella, una maglia bassa nella maglia alta centrale di questo gruppo da 3, in questo modo, una catenella e nella maglia bassa sottostante che segue vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 in questo modo. Una catenella, una maglia bassa nella maglia alta centrale, una catenella e di nuovo 3 maglie alte. Vado Ok, sono avanti con arrivata questo. in prossimità del primo angolo. Vedete, ho fatto sul gruppo di 3 maglie alte sottostante una catenella, la maglia bassa e la catenella. Adesso io qui mi trovo qui uno spazio di una catenella e l'angolo. Allora, nello spazio di una catenella, immediatamente prima dell'angolo, io carico il filo e qui in questo spazio vado a fare una maglia alta che rappresenta, diciamo, l'aumento per questo giro e per il prossimo. Poi di nuovo una catenella e nello spazio di una catenella che sta proprio nell'angolo, invece vado a replicare un intero angolo, quindi due maglie alte, 1 e 2, una catenella e altre due maglie alte, 1 e 2. Ho replicato l'angolo. Adesso una catenella, faccio un'altra maglia alta nello spazio di una catenella sottostante per fare l'aumento per questo giro e anche per il prossimo, una catenella e poi proseguo la sequenza normalmente, maglia bassa, catenella, 3 maglie alte, la sequenza classica che si fa sullo spazio lineare fino a che raggiungo l'altro angolo dove vado a fare esattamente la stessa cosa che ho appena fatto sul primo. Quindi qui nello spazio faccio una maglia alta come aumento, una catenella, nello spazio centrale dell'angolo replico un nuovo angolo, 1 e sta crollando la telecamera, scusate. 1 e 2, catenella e di nuovo 1 e 2. Quindi vedete, ho replicato l'angolo, poi una catenella e di nuovo nello spazio vuoto sottostante l'aumento, quindi una maglia alta, che poi verrà lavorata al giro successivo in modo da creare un nuovo gruppo di maglie alte, ma lo vedremo dopo. Poi da qui continuo la sequenza normalmente. Vedete, ma catenella, ma catenella, maglia bassa, catenella, adesso le 3 maglie alte e proseguo così fino a completare la riga. Finite questo giro con una maglia alta saltando la prima catenella e nella seconda
finite con una maglia alta. Sono le catenelle aggiuntive, quindi nella seconda delle 3 catenelle aggiuntive che avevate fatto all'inizio del giro precedente. Terzo giro, voltate il lavoro, 3 catenelle. Le prime due sostituiscono la prima maglia alta, la terza è di separazione e continuate con la normale sequenza. Quindi maglia bassa sulla seconda maglia alta sottostante, catenella e nella maglia bassa del giro precedente 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella, maglia bassa. Catenella e così via fino a raggiungere l'angolo, quindi lavorate sempre secondo la stessa sequenza che si ripeterà adesso identica per tutti i giri sulle parti lineari. Quello che dobbiamo vedere è solo come comportarci quando siamo in prossimità, quindi immediatamente prima, immediatamente dopo ogni angolo. Eccoci qua, siamo arrivati vicino al primo angolo. Lo vedete, sta qui. E sotto, vedete, ci troviamo subito questa maglia alta che rappresentava, diciamo, l'aumento del giro precedente e che consolidiamo in questo, ulteriore giro facendo una catenella e sopra questa maglia alta andiamo a fare una maglia bassa e poi una catenella. Quindi, come vedete, abbiamo posto le basi in questo giro per aumentare di uno spazio al prossimo giro di 3 maglie alte. Ok, da qui allora andiamo al centro dell'angolo, replichiamo un nuovo angolo con 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E adesso una catenella. Andiamo a fare anche qui, in questo caso nella maglia alta sottostante, una maglia bassa e una catenella e poi proseguiamo con la nostra normale sequenza fino a raggiungere l'altro angolo e a ripetere in modo esattamente identico quello che abbiamo appena fatto in questo primo angolo. Ed abbiamo terminato anche questo terzo giro sempre con una maglia alta nella seconda catenella del giro precedente. Adesso andiamo ad iniziare un nuovo giro, voltiamo il lavoro e lavoriamo fino ad arrivare all'angolo sempre nella stessa maniera, quindi inutile che ve lo faccio rivedere. Ci rivediamo direttamente quando arriviamo in prossimità dell'angolo per vedere come comportarci. Ho lavorato la prima parte della riga quarta e sono arrivata in prossimità del primo angolo. Vedete che sotto ho una catenella, una maglia bassa e una catenella. Quindi da qui faccio una catenella, vado a lavorare le 3 maglie alte e sono qui subito pronta per lavorare il nuovo angolo nel centro, quindi una catenella e vado a replicare l'angolo. Farò la stessa cosa, ovviamente, anche di qua, immediatamente dopo l'angolo e ovviamente anche qui sull'altro angolo e poi nelle parti lineari la sequenza è sempre la stessa, inutile che mi ripeto. Quindi anche da qui una catenella e subito qui le 3 maglie alte, vedete? 2 e 3. In questo modo. Nel giro Dunque, 4. carissimi amici dell'uncinetto, vi ho mostrato tutta la sequenza, come si fa il punto, eccetera, però voglio che poniate attenzione in modo particolare a quello che fate ad ogni giro prima e dopo l'angolo, perché questa è la zona cruciale. Se voi sbagliate qui prima o dopo, viene tutto storto e non cade bene, quindi è fondamentale capire. Allora,
Quello che dovete fare prima e dopo ogni angolo si svolge lungo l'arco di 3 giri, e poi si ripete sempre uguale ogni 3. Vale a dire che abbiamo una sequenza che si sviluppa su 3 giri consecutivi che poi si ripetono. Allora, vediamo cosa succede nella zona dell'angolo, per esempio nel primo giro. Allora, voi qui avete fatto la maglia bassa, la catenella, quindi quando arrivate all'angolo, ogni volta che sotto vi trovate questa situazione, e cioè un gruppo da maglie alte da 3 e una catenella, qui è tempo di andare a fare nel buco della catenella una maglia alta, in questo modo. Ok? Poi una catenella e fate il vostro angolo e questo poi ovviamente lo ripetete identico anche subito dopo, e cioè voi guardate qui e vedete che avete una catenella e un gruppo da 3, quindi vuol dire che è appunto questo è il giro in cui si fa una catenella e una maglia alta nello spazio di una catenella sottostante, cioè ogni volta che voi avete vicino all'angolo un gruppo da 3 maglie alte con la catenella e poi proseguite normalmente. Adesso vediamo che succede intorno all'angolo al giro successivo. Al giro successivo cosa fare? Ovviamente ci troveremo sotto la maglia alta che abbiamo fatto al giro precedente. Quindi qui, quando arriviamo all'angolo, quello che dobbiamo fare è una catenella, una maglia bassa sulla maglia alta sottostante, una catenella e poi subito l'angolo. E dall'altra parte ripetere la stessa identica cosa. Quindi, ricapitolando, al giro 1 vicino all'angolo abbiamo la maglia alta, al giro 2 vicino all'angolo abbiamo catenella, maglia bassa, catenella, vediamo cosa avremo al giro 3. E sono arrivata all'ultimo giro per mostrarvi quello che c'è da fare un attimo prima dell'angolo e un attimo dopo, e quindi quando sotto io mi trovo un attimo prima dell'angolo, sotto mi trovo catenella, maglia bassa catenella, so che qui devo fare 3 maglie alte nella maglia bassa sottostante, poi 3 catenelle e replico l'angolo. Dopo l'angolo, ovviamente, andrò a fare la stessa identica cosa che ho fatto un attimo prima. E con questo ho concluso e vi ho fatto vedere. E appunto la sequenza che si sviluppa su 3 righe ogni volta che vi trovate nella zona dell'angolo. Se non sbagliate questa, siete a posto. Dovete sempre replicare la sequenza di 1, 2 e 3 ogni volta che siete all'angolo. Ricordatevi, maglia alta, maglia bassa, 3 maglie alte. Maglia alta, maglia bassa, 3 maglie alte e così non sbaglierete mai. Proseguite con lo schema punto e schema ovviamente degli angoli che vi ho mostrato finora, quindi lavorando sempre nello stesso modo, fino alla riga 13 compresa. Dalla 14 cominceremo a fare delle piccole variazioni per dare più garbo, alla nostra maglia. Il punto rimarrà sempre lo stesso, non è che cambia. Faremo solamente una piccola variazione sempre qui nella zona dell'angolo per dare una maggiore ampiezza in prossimità del fianco. Dunque, qui ho concluso quindi la riga 13 e ho tagliato il filo e chiuso il lavoro perché adesso devo ricominciare a lavorare da un certo punto del davanti per fare la scollatura. Quindi conto 3 gruppi di maglie alte,
uno, i ventagli intendo, 1, 2 e 3. Questo è il terzo. E vado a ricominciare a lavorare dalla maglia bassa successiva, che è questa. Inserisco l'uncinetto. Da qui quindi tiro dentro il filo in questo modo e faccio una lunga catenella e riprendo a lavorare come da sequenza. Quindi nella seconda maglia alta del gruppo successivo vado a fare una maglia bassa, una catenella e riprendo la mia consueta sequenza fino, ovviamente, a completare normalmente tutta la riga. In questo modo. Ok? E proseguo fino alla fine della riga. Allora, ho iniziato la riga 15. E adesso, ovviamente dall'altra parte, quindi la scollatura che ho iniziato alla riga 14 ce l'ho di qua, vedete? Quindi, scusate, qui mi si muove la telecamera. Cerco di, ecco. Allora, qui ho riniziato dalla parte opposta e sono arrivata all'angolo. Allora, alla riga 15 io comincio anche ad ampliare leggermente la sporgenza dell'angolo per iniziare gradualmente la sporgenza del fianco, cioè ad accompagnare gradualmente con la mia blusa, accompagno anche la naturale curva del fianco. Quindi, per fare questo, dal giro 15 in poi, quando vado a replicare l'angolo faccio 2 maglie alte e poi invece di una catenella soltanto ne faccio due, uno e due, ecco, vado avanti in questo modo. Ecco, questo è un modo per accentuare e vedete, per accentuare ed allargare un pochino l'angolo e poi continuo la mia lavorazione normalmente come da sequenza del punto come ho fatto finora. Ovviamente farò la stessa cosa anche all'altro angolo e da questo momento in poi tutti gli angoli a venire avranno 2 catenelle invece di una soltanto. Quando ritorno al punto dove avevo iniziato la scollatura, della riga 14 in questa maglia bassa, vedete? Qui faccio quindi una catenella e termino con una sola maglia alta in questa maglia bassa e volto il lavoro e per la riga 15 ho finito. Adesso ho voltato il lavoro e sono pronta per iniziare la riga 16. Quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3 e nella maglia bassa immediatamente sottostante vado a fare le mie 3 maglie alte in questo modo. E proseguo con la normale sequenza per tutta la riga 16. Allora, sto lavorando all'inizio della riga 17 e inizialmente appunto sulla parte lineare lavoro normalmente. Quando arrivo all'angolo, qui lo devo ampliare ulteriormente. Già lo avevo ampliato facendo 2 catenelle al centro invece di una. Adesso facciamo un'altra piccola variazione, molto semplice, niente, non spaventatevi, niente di complicato, sempre per andare a dare maggiore ampiezza lì nella zona dell'angolo che deve accompagnare il fianco. Quindi adesso quando ci arriviamo vi faccio vedere. Dunque, sono arrivata in prossimità dell'angolo della riga 17, allora faccio il mio aumento normalmente con la maglia alta e adesso al centro dello spazio di 2 catenelle vado a ricreare il nuovo angolo che stavolta sarà formato da 3 maglie alte, 1, 2
3, 2 catenelle, altre 3 maglie alte sempre al centro dell'angolo sottostante, 2 e 3. E vedete quindi come sono andata ad ampliare l'angolo, e da questo momento in poi lo farò sempre sempre in questo modo, quindi con 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte ad ogni giro fino all'ultimo giro. Per la taglia 44 andate avanti fino al giro 19, dopodiché potete tagliare il filo e chiudere il vostro lavoro. Vediamo cosa fare per altre taglie. Questi sono i numeri di giri da fare specifici per ogni taglia. Taglia 42, 18 giri, taglia 44, 19, 46, 20 e così via. Se rispetto alla mia taglia dovete fare dei giri in più, continuate però a lavorare gli angoli sempre come vi ho appena mostrato, e cioè ogni angolo sarà formato da 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Quando entrambi i pezzi sono pronti, li accostate in questo modo, li cucite qui al centro e questo sarà il dietro del vostro cardigan. Poi piegate in questo modo da una parte e dall'altra, cucite qui sopra le spalle e come vedete questo sarà il vostro davanti con la scollatura tonda. Ovviamente una volta unito poi andremo a fare le maniche e alcuni giri per allungare il nostro cardigan, dato che questa è giusto la lunghezza di un bolero. Dunque, come vedete, ho unito, cucito sopra le spalle e cucito sul dietro. Come vedete, come vi avevo già detto, è un bolerino corto, misura infatti da qui al fondo 43 cm. Penso di arrivare intorno ai 56-57, poi vedrò in corso d'opera. Quindi mi vado a riattaccare qui sull'angolo e per farvi vedere appunto come potete fare per allungarlo, e voi farete quanti giri volete, io vi dirò quanti ne ho fatti io, ma se voi lo volete fare più lungo o più corto chiaramente è a libera scelta. Allora, come vi ho mostrato nella videata precedente, vado a riattaccarmi dentro questo angolo per fare una serie di righe supplementari ed allungare la mia maglia. Quindi tiro dentro il filo in questo modo e poi faccio una catenella di sicurezza. Faccio altre 2 catenelle e sempre all'interno di questo angolo vado a fare una maglia alta. Quindi diciamo che inizierò ogni giro, vedete, con 2 maglie alte. Da qui riprendo la mia normale sequenza del punto che ho fatto finora, quindi una catenella, una maglia bassa sulla seconda maglia alta sottostante, una catenella e poi proseguo con, vedete qui nello spazio di una catenella vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella, una maglia bassa sulla seconda maglia alta sottostante, una catenella, e adesso qui mi trovo la maglia bassa nella quale vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella nella seconda maglia alta sottostante, una maglia bassa, una catenella nella maglia bassa sottostante, 3 maglie alte. Vado avanti così tutto intorno per tutto il giro. Ci vediamo alla fine del giro per farvi vedere che terminerò con 2 maglie alte esattamente così come ho iniziato. Dunque termino la riga con 3 maglie alte nello spazio di una catenella che sta immediatamente prima dell'angolo, vedete, come abbiamo fatto anche all'inizio.
una catenella, una maglia bassa nella seconda maglia alta sottostante, una catenella e termino con due maglie alte nello spazio di 2 catenelle dell'angolo sottostante, 1 e 2. E adesso posso voltare il lavoro e iniziare un nuovo giro. Nuovo giro, 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una maglia alta nella seconda maglia alta sottostante, vedete? Inizierò ogni giro sempre con 2 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte nella maglia bassa sottostante e poi vado avanti con la normale sequenza, una catenella, una maglia bassa, una catenella, di nuovo 3 maglie alte, eccetera eccetera. Il punto lo conoscete benissimo. Dovete solo ricordarvi di iniziare e finire ogni giro con 2 maglie alte anziché una come avevamo fatto nei giri precedenti. Più avanti, poi, per dare un po' di ampiezza al fianco, queste maglie alte diventeranno anche 3 o 4, ma ci arriviamo con calma. Adesso vado avanti per un po' di giri in questo modo. Ho lavorato per 6 righe. Alla settima decido di fare una maglia alta in più all'inizio e alla fine per dare una lieve ampiezza e seguire la naturale linea del fianco. Quindi inizio con 2 catenelle e poi vado a fare 2 maglie alte anziché una nella maglia alta sottostante e poi proseguo con la normalissima sequenza del punto come ho sempre fatto. Devo solo ricordarmi di fare altre 3 maglie alte alla fine di questa riga e ad ogni riga successiva. Per allungare ho fatto in totale 11 righe. Adesso, senza tagliare il filo, vado a fare direttamente la rifinitura finale del bordo facendo 4 catenelle. E nell'ultima maglia alta sottostante chiudo con una maglia bassa, poi di nuovo 4 catenelle e chiudo con una maglia bassa nella catenella subito dopo il gruppo da 3. 4 catenelle e chiudo con una maglia bassa sulla catenella sottostante in questo modo. 4 catenelle, chiudo sull'ultima maglia alta. 4 catenelle, adesso ripeto sempre nello stesso modo, chiudo nell'ultima catenella dopo la maglia bassa. 4 catenelle. E chiudo di nuovo sull'ultima maglia alta sottostante con una maglia bassa e così via fino a completare tutto il bordo. Quando ho finito il bordo inferiore, adesso io vado a girare e a lavorare sull'apertura davanti e tutto intorno alla scollatura. Quando avete finito tutto il giro di maglie basse tutto intorno, chiaramente tornate alla base e vi ritrovate qui sul fondo del cardigan. A questo punto ho deciso di ricoprire tutti gli archetti da 4 catenelle con questi ventaglietti che vi faccio vedere come si fanno, è facilissimo. Praticamente in ogni spazio di 4 catenelle andate a fare una maglia bassa, una maglia alta, una catenella, una maglia alta e una maglia bassa. E avete finito e passate al prossimo spazio. Saltate quindi questa maglia e nello spazio dopo ripetete una maglia bassa, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Una maglia bassa e di nuovo ripetete maglia bassa, maglia alta, catenella, maglia alta, maglia bassa e questo è l'ultimo spazio.
Essendo l'ultimo spazio, e dato che adesso io devo comunque girare da quest'altra parte, vado a fare un'altra maglia bassa che mi serve appunto per girare. E poi riprendo a fare maglie basse tutto intorno in questo modo, passando sul collo, dietro le spalle, rivenendo giù dall'altra parte. E con questo giro secondo avremo terminato di fare i nostri giri. Approfittate se pensate di mettere dei bottoni per fare le asole durante questo secondo giro. Allora, siamo pronti per fare le maniche. Prendete il vostro scalfo, il buco della manica, e vi posizionate a metà di esso qui sotto nel punto che corrisponde più o meno all'ascella, diciamo sotto il sottobraccio. Infilate l'uncinetto e tirate dentro il filo facendolo passare attraverso la maglia e lo fissate con una catenella. Dopodiché iniziate a fare tutte maglie basse. Piuttosto diciamo rade, nel senso che nel giro manica ce ne andrebbero parecchie di più di quelle che sto per dirvi, ma è un giro manica adattato chiaramente a tutte le taglie. Per la taglia media, cioè più o meno una 44, io andrò a fare in totale 49 maglie basse. Aggiungete 3 maglie per taglie superiori, diciamo anche per una 46, secondo me vanno bene 49 maglie, magari per una 48, una 50, aggiungete 3 maglie in più. Regolatevi, insomma, voi potete anche fare 2-3 giri di manica, poi provarlo e vedere se si adatta alla circonferenza del vostro braccio. Quindi, dovendone fare 49, quando sono più o meno qui sulla sommità, devo averne fatte già 24-25, cioè cercate di distribuire queste maglie in modo equo affinché la manica poi cada bene, ok? Quindi per la taglia 44 in totale ne fate 49. Il punto della manica è un multiplo di 3, quindi se volete fare la manica più larga aggiungete sempre 3 maglie in più o suoi multipli. Alla fine di questo giro che ci è servito solo per attaccarci, facciamo una maglia bassissima per chiuderlo nella prima maglia bassa che abbiamo fatto all'inizio. E adesso, secondo giro, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Quindi in questa prima maglia ho fatto una maglia alta. In quella che segue faccio la seconda, poi una catenella, carico il filo, salto una maglia, in quelle due che seguono ripeto 2 maglie alte, 1 e 2. E adesso ripeto sempre identico, una catenella, salto una maglia nelle due seguenti, una maglia alta e un'altra maglia alta in quella dopo, una catenella e così via per tutto il giro. Allora dovete andare avanti a lavorare sempre con questo stesso numero di maglie, questo stesso punto fino al giro numero 10. Al giro 11 cambiamo uncinetto e passiamo dal 5 mm al 4 mm e mezzo e lavoriamo col 4 e mezzo fino al giro 20 compreso. Dal giro 21 al giro 28 compreso, continuate sempre con lo stesso punto, sullo stesso numero di maglie, ma utilizzando un uncinetto da 4 mm. Se
Se vi piace di più, potete anche fare la manica invece che con questo punto che vi ho appena mostrato, con lo stesso punto del resto del cardigan, cioè il punto ali d'angelo. In questo caso, però, tenete presente che il multiplo non è più di 3, ma è di 6. Quindi aggiustate il primo giro di maglie basse secondo il multiplo di 6. Al giro 29 fate tutte maglie basse sulle maglie sottostanti e ripetete altri giri di maglie basse fino al giro 31 compreso. E adesso abbiamo il giro 32 che è il penultimo. Catenella nella prima maglia una maglia bassa e poi nelle prossime due una diminuzione di maglia bassa, cioè due maglie basse chiuse insieme. Poi di nuovo una nelle prossime due la diminuzione. Poi di nuovo una e poi di nuovo nelle prossime due, uno e due chiuse insieme. Una e due chiuse insieme. Continuate così fino alla fine della riga. Al giro 33, che è l'ultimo, andate a fare tutte maglie basse in ognuna delle maglie del giro precedente. Questo è il cardigan concluso, vedete ho attaccato i bottoni, se volete potete lasciarlo con questa scorlatura semplice tonda, vedete stondata, oppure se volete fare la decorazione effetto pelliccia continuate a guardare questo video. Allora ci attacchiamo con un nuovo filo al nostro collo. Lo sbottoniamo e qui in questo punto ci andiamo ad attaccare. Come vedete, sto lavorando al rovescio perché chiaramente questo collo andrà poi risvoltato. Quindi tirate dentro il filo in questo modo, 3 catenelle, 1, 2, 3, e nella prossima maglia una maglia alta. Una catenella, nella prossima maglia una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Andate avanti così per tutto il giro fino ad arrivare dall'altra parte. Il secondo giro è una ripetizione del precedente. Quindi fate una catenella e una maglia bassa sopra ogni maglia bassa sottostante, una catenella e una maglia bassa. Scusate, maglia alta volevo dire, pardon, ma catenella, maglia alta, in questo modo per tutto il giro intorno. Terzo giro, 10 catenelle, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e una maglia bassa nella maglia seguente in questo modo. Di nuovo 10 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e una maglia bassa nella maglia seguente. E adesso ripetete per tutto il giro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maglia bassa. Bum bum bum.